È stato un movimento durante i lavori di ristrutturazione, niente di particolarmente significativo, però dobbiamo fare verifiche e accertamenti. Un rumore forte, ripetuto due o tre volte in pochi minuti, poi la campanella che suona solo in caso di emergenza e che dà il via all'evacuazione. 1.000 studenti stamani, in pochissimi minuti, fuori dal liceo scientifico Leonardo da Vinci in via dei Marignolle a Firenze. La voce di un crollo all'interno della scuola, nei cui sotterranei da un paio di anni si lavora al consolidamento per la riqualificazione sismica, è stata smentita a stretto giro di posta dai vigili del fuoco, arrivati sul posto in forze per sopralluogo e verifiche. Un leggero quadro fessurativo su un elemento non strutturale, per cui veramente è una cosa che dovrebbe essere facilmente risolvibile. Né crolli né cedimenti di tipo strutturale, ma crepe, le cui cause, come scrive la dirigente scolastica in un comunicato stampa, sono probabilmente attribuibili a un assestamento conseguente al cantiere in corso. Fuori dalla scuola, mentre i vigili del fuoco, i tecnici della città metropolitana e i responsabili del cantiere provvedevano alle prime verifiche, studenti, insegnanti e genitori, arrivati subito dopo aver ricevuto una comunicazione che li informava di, testuali parole, una situazione di grave emergenza con relativa evacuazione. Ci sono state alcune lesioni che stanno verificando, c'è tutta la massima attenzione, essendo un contesto scolastico, per cui un contesto con tanti ragazzi e tanto personale, vogliamo avere tutte le analisi possibili per la scuola in sicurezza totale. Fino al primo pomeriggio molti sono rimasti davanti al liceo in attesa che i soccorritori recuperassero dalle aule zaini e giubbotti. La scuola resterà chiusa domani per ulteriori controlli e se la situazione è quella appurata fino ad ora, lunedì le lezioni si svolgeranno regolarmente. Rientrata l'apprensione, non sono mancate le domande sul cantiere con cui studenti e professori convivono ormai da molto tempo. Non sono lavori così grossi da potersi fare con una scuola dentro. Non è che era una scuola pericolante, però ora arrivano questi fondi, dice per metterla in sicurezza. Era in sicurezza, ora me lo chiedo.